Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con TG1. Apriamo l'edizione di oggi con una notizia storica. Dopo oltre 2 anni, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia Covid ufficialmente conclusa. I dati disponibili confermano infatti che in tutti i paesi del mondo è stato raggiunto l'obiettivo del 70% della popolazione vaccinata, così come concordato l'anno scorso dai leader dei G20. Un traguardo impensabile fino a pochi mesi fa, che è stato raggiunto grazie alla lungimiranza dei paesi più ricchi, che hanno chiesto alle case farmaceutiche di condividere i brevetti sui vaccini e assicurato un'equa suddivisione della fornitura di dosi con i paesi più poveri, dando priorità alle fasce della popolazione più vulnerabile. Nel frattempo, le economie dei paesi africani si sono riprese con successo grazie a un'ondata senza precedenti di solidarietà globale. La sospensione del debito pubblico, il trasferimento di risorse straordinarie e l'aumento dei fondi destinati alla cooperazione internazionale hanno consentito ai paesi più vulnerabili di lasciarsi finalmente alle spalle gli impatti economici della pandemia. Vorremmo tanto che questi fossero i titoli di apertura di tutti i telegiornali di oggi, ma purtroppo non è così. Mentre nel nord del mondo vengono eliminate la gran parte delle restrizioni e le economie riprendono a crescere a pieno ritmo, per i paesi a basso reddito, con solo il 10% della popolazione completamente vaccinata e un elevato rischio di insolvenza del proprio debito, gli impatti sanitari ed economici della pandemia sono lontani dall'avere una fine. Abbiamo ormai tutti gli strumenti necessari per sconfiggere definitivamente il virus e assicurare una ripresa economica rapida e inclusiva in tutto il mondo. È il momento che i nostri leader dimostrino il coraggio e la volontà di usarli. Nessuno è al sicuro finché tutti e tutte non sono al sicuro.